Monica D'Accorso, allenatore dell'Argentario. Monica, vittoria bellissima, vittoria sudata, vittoria arrivata dopo una finale vera e propria. È stato 5-7 di battaglia e qua è successo davvero di tutto, infortuni, problemi e vari. Alla fine però avete tirato fuori il meglio proprio al tie-break. Sì, io credo che siamo... questa è la mia squadra. La mia squadra è tecnica, è tattica, ma è un cuore immenso, è una grande esperienza. Uniti, avete visto come chi è entrato è stato supportato anche nei momenti più difficili. Non siamo mai, non ci lasciamo mai, siamo sempre 12, 13 che giocano, è molto 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 bello, è bello entrare in palestra, è bello giocare, penso che abbiamo onorato questa finale di Coppa Trentino. Avete spinto tantissimo in battuta, gran bella prestazione di tutti e due centrali e Mazzola è cresciuto alla distanza durante la partita, peccato solo l'infortunio insomma. Ciccio, li hai visti i particoli che girano lì? Se facciamo una battuta facile ci asfaltano, per cui quantomeno abbiamo dovuto provare, qualcosa ci hanno regalato loro. Ma d'altronde la loro età forse un po' li può salvare, non è una buona giustificazione, immagino che Francesco li cazziera per bene, però mi rendo anche conto che hanno giocato contro veramente, come diceva il mio palleggiatore, 13 leoni, proprio tutti insieme, la panchina, gli infortunati, non abbiamo mai mollato. Vincete la Coppa, adesso vi giocherete la Coppa Trevaneto, ma questo è soprattutto un bel segnale in vista del campionato nel quale non ci nascondiamo, voi e Trentino Volley siete i favoriti. Assolutamente sì, non mi nascondo. quest'anno ci siamo attrezzati e comunque stiamo lavorando per quell'obiettivo lì. Penso che ci divertiremo in Coppa Triveneto. Non so, la categoria, cioè le altre squadre all'estero di solito sono un po' più forti rispetto a noi. Però sono anche molto convinta che il buon lavoro che stiamo facendo pagherà alla fine.